Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Buon sabato a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi per le vie di Voghera fermeremo tre persone casualmente per rispondere alla domanda del giorno. Rubare il fidanzato, compagno, marito e la propria migliore amica sono cose della vita, come cantava Eros Ramazzotti una celebre canzone. Ma lei riuscirebbe mai a perdonare un'amica che le ruba il fidanzato o marito? No, non riuscirei mai a perdonare una cosa di questo genere, perché sarebbe un doppio tradimento sia da parte di lui sia da parte di lei. Quello dei rapporti sentimentali che si incrociano con quelli amicali è un tema molto delicato. Secondo lei, in questi casi, prevale la concorrenza tra donne o il desiderio di rimanere sempre al centro dell'attenzione? Forse che voglia essere al centro dell'attenzione più che concorrenza tra donne. Perché magari, e poi comunque sia, se un'amica fa una cosa di questo genere non può dirsi amica. Ma lei un pensierino sull'uomo di una sua amica l'ha mai fatto, sinceramente? No, devo dire di no. Magari posso, e l'ho fatto anche con lui, fare degli apprezzamenti, dire però è un bel tipo, si veste bene, però e penso che sia fortunata perché anche lui allo stesso tempo magari può apprezzare una bella ragazza, guardarla, però non tradirebbe mai. Dipende dal tipo di relazione che c'è col fidanzato, nel senso che se è una relazione ormai morta potrebbe rubarmelo un'amica come un'estranea, per cui potrei perdonarla, potrei. E forse un'amica no, perché si viola il legame di amicizia. Dovesse accadere, il rapporto sarebbe più riparabile con l'amica o con il marito? In entrambi i casi, sapendo come sono io, non sarebbe riparabile né per lui né per lei. Non avrebbero... sarebbe irriparabile, insomma. Il rapporto manca di fiducia e quindi non c'è più nessun tipo di rapporto. Dipende come sempre dalla circostanza, però penso che perdonerei più facilmente, è difficile da dirsi ragazzi, forse l'amica, via. Secondo lei invece tra gli uomini funziona diversamente? Cioè un uomo perdonerebbe più facilmente un amico che gli ha rubato la fidanzata? E sì, perdonerebbe l'amico, non perdonerebbe la fidanzata, certo. Per fratellanza, no? Sì, i maschi fanno gruppo, sì, indubbiamente. Beh, il tradimento per gli uomini e le donne è una cosa diversa, un po' vissuto diversamente, perché per le donne subentrano più sentimenti forti, invece il tradimento per un uomo non sempre c'è questo, e quindi forse per un uomo... Quindi secondo lei prevale anche la concorrenza tra donne in questo caso? Cioè il desiderio di rimanere sempre al centro dell'attenzione della donna? Probabilmente sì, forse sì, sì. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.